Amici dei motori, un saluto da Fiammetta La Guidara, buongiorno, buon sabato e benvenuti all'appuntamento con gli ACI Racing Weekend. Noi siamo pronti per seguire insieme in diretta la Midget Italian Series, la prima delle quattro gare di questo fine settimana con le Midget, le coloratissime, molto prestazionali e molto divertenti vetture che vedete già schierate in griglia di partenza. Una splendida giornata, temperature ideali e noi siamo pronti per dare subito la linea a Camilla Ronchi che è in griglia. A te Camilla. Buongiorno Fiammetta e buon sabato anche da parte mia. Sì, giornata splendida anche per quanto riguarda la temperatura. Asfalto veloce, velocissimo, perché il Piero Taruffi è stato rimesso a nuovo proprio qualche mese fa e quindi questo permette ai piloti di tutte le categorie di migliorare i tempi sul giro. Ma poi sappiamo la gara è un'altra cosa, quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Quinto round, una grande novità per quanto riguarda la Midget Italian Series. Seconda fila, guest star e wild car per Davide Valsecchi, che è arrivato direttamente da Singapore. Martedì parte per la Malesia, però non si è fatto sfuggire questa possibilità di guidare e divertirsi con la Midget. Allora, come ti sei trovato? Quali sono le caratteristiche che ti sono piaciute di più di questa vettura? Intanto ciao, un piacere vederti. Secondo, divertentissimo, perché siamo innamorati della competizione, giusto? Boom, c'è competizione, ci sono macchine tutte uguali, parte in seconda fila, l'ansia che fra 4 minuti c'è il via. Dai, momenti bellissimi, ti ringrazio. Ascolta, ma dimmi qualcosa, perché secondo te è così bella questa Midget che piace sia ai piloti neofiti che ai piloti abbastanza esperti come te? Ti spiego perché, secondo me il fatto di essere trazione posteriore, una macchina veramente divertente, dà quel qualcosa in più in fatto di divertimento e adrenalina che le persone normali cercano. Perciò per i piloti, per gli appassionati, per chi vuole iniziare, perfetto. Poi ti dico, se oggi hai fatto podio, ancora meglio. Ecco, non avevamo dubbi, Davide Valsecchi, ma andiamo a sentire l'autore della pole position che in questa gara, e questa è una delle novità, parte proprio con lo schieramento dei piloti A, Davide Di Benedetto. Davide Di Benedetto, pole position, tu che sei abituato in genere a partire con l'altro schieramento, che ti stai, giocando la vittoria con Lorenzo Marcucci. Che sensazioni hai? Questo weekend farò entrambe le gare, piloti A e piloti B. Ormai ho visto che comunque entrambe le categorie sono super competitive, quindi cercherò di fare del mio meglio e studiare la gara per i piloti B, dove mi sto giocando anche il campionato. Grazie, buona gara, la linea Fiammetta La Guidara. Grazie Camilla, eccoci pronti quindi per seguire la prima gara di questo weekend che si preannuncia sempre molto ricco di emozioni, con tante categorie al via, molto presente la Midget con ben 4 partenze, ben 4 gare. Ricordiamo infatti che sono il gruppo A e il gruppo B ad essere schierati in pista. Questo che vedete è il gruppo A, dove il leader della classifica è Claudio Giudice, ma io intanto vado subito a presentarvi il nostro ospite e con molto piacere do il bentornato in cabina di commento a Bruno Zanini. Ciao Bruno! Buongiorno a tutti e grazie Fiammetta, grazie. Beh, molto contento di essere qua per questo appuntamento quasi primaverile sulla pista di Vallelunga. È vero, quasi primaverile perché c'è una temperatura meravigliosa, una splendida giornata di sole. Vi ricordo che Bruno è l'importatore delle Midget con Motor Quality, quindi è l'ideatore della Midget Italian Series. La Midget del resto è una vettura molto divertente, a detta dei piloti che ne fanno un po' di tutti i colori quando sono al volante, ed è una vettura che ha molto successo anche all'estero, lo ricordiamo sempre. Ci sono infatti la Midget è presente con dei campionati monomarca in molti paesi in Europa. Sì, infatti è presente sia in Francia, Danimarca, Russia, America, quindi ci sono oltre 220 vetture Midget 2 litri nel mondo. Pensate, quindi sono vetture che, come sentivamo anche dalle parole di Valsecchi, che ricordiamo un pilota ma anche un conduttore e quindi un personaggio televisivo, ma anche un pilota molto competente, ebbene è una vettura divertente proprio anche per via della trazione posteriore. Allora, ecco la griglia di partenza con Di Benedetto, 1.49.6, autore del miglior tempo, Bensi in prima fila con lui, poi Maluccio e Valsecchi in seconda fila, Marcucci
Cucci e Solla in terza fila, segue Gonzales in quarta, Gioia e Riva in quinta fila, Giudice e Romagnoli in sesta, Castagnoli e Belmonte in settima fila. Ed ecco il colpo di scena, direi, Bruno, quindi attenzione, sì, alla partenza, proprio alla penultima fila, perché Giudice, che è il leader della classifica, ha avuto delle qualifiche un po' difficili, un po' travagliate, sì, infatti parte un po' indietro, come del resto anche Francesco Malvestiti, che è il secondo in classifica, quindi tutte e due si marcano a vicenda dal fondo dello schieramento. Queste qualifiche hanno messo in risalto tante belle novità, tipo Bensi, che rientra, ha fatto un secondo tempo, De Luca molto bravo in terza posizione, quindi veramente una gara molto molto interessante, quindi probabilmente ci saranno un po' di strategie sul campionato, perché ovviamente adesso i punti incominciano a diventare pesanti, però sarà molto molto interessante vedere la bagarre che si accenderà dallo start. Ricordiamo che oltre alle gare qui a Vallelunga di questo weekend, poi ci sarà il gran finale a Monza, quindi c'è ancora la possibilità, appunto, di dire la propria anche per Francesco Malvestiti, che ha quota 86 punti. Credo che la matematica conceda, sì, qualche possibilità, insomma, anche forse Luciano Gioia, che ha 82 punti, così come Leonardo Solla. Insomma, un campionato tutto da vedere. Intanto vedete che le vetture hanno preso il via per il warm-up lap, e quindi tra pochissimo lo start della gara. Quindi Giudice farà una partenza sicuramente impegnativa, perché adesso si trova nell'undicesima casella e ovviamente invece deve recuperare. Le gare tra l'altro sono anche corte, lo ricordiamo, 20 minuti più un giro, quindi c'è poco tempo per esitare, bisogna andare subito al massimo, assolutamente, non hai troppo tempo a disposizione per fare delle strategie, devi dare il massimo e quindi devi spingere fin da subito. Questo è il bello di questa categoria, dove le gare sono sempre molto combattute, molto spettacolari, anche perché stavo guardando i tempi, veramente i piloti sono tutti attaccatissimi, nel giro di un secondo ci sono una decina di piloti, sia nello schieramento A sia nella categoria B, quindi questo sta a indicare un grosso livellamento sia delle prestazioni, ma anche delle vetture, ma anche dei piloti, quindi molto molto interessante. Eh sì, infatti ricordiamo anche che sono vetture molto semplici da mettere a punto, che quindi non hanno elettronica, come abbiamo ricordato anche in diverse occasioni durante la stagione, al contempo richiedono molta abilità da parte dei piloti, quindi sono molto propedeutiche. Assolutamente. Diciamo che è una macchina che piace molto al meccanico, no? E poco all'ingegnere elettronico, perché qua non lavora l'ingegnere elettronico. Quindi i piloti si divertono, perché la macchina comunque va guidata, da molta sensazione di... è molto maschia, no? Quindi è molto piacevole. Questo piace sia ai neofiti, ma sia anche ai piloti esperti, dove per sfruttarla al 100% devono veramente tirare fuori tutto il loro mestiere. È vero, quindi molti piloti vengono dal kart, quindi questa è una classe di avvicinamento al mondo dell'automobilismo, e quindi vediamo anche dei piloti molto molto giovani che si approcciano appunto all'automobilismo attraverso la Midget Italian Series, anche perché il fatto, certo, di avere vetture tutte uguali chiaramente... Certo. Favorisce talento. Assolutamente, infatti quest'anno abbiamo circa 6 o 7 kartisti che arrivano e quindi stiamo puntando per essere un'alternativa al Formula 4, dove ci vogliono budget molto importanti e quindi purtroppo in Italia oggi non sempre c'è la possibilità di sfruttare dei budget così importanti. La Midget vuole essere una buona alternativa. Ed eccoci pronti quindi per le fasi finali del warm-up lap, e dopo la partenza vedete che rientra la safety car, quindi tutto pronto per il via. Le vetture vanno adesso ad andatura più lenta, chiaramente il passo viene fatto dall'autore della pole, in questo caso si tratta di Benedetto, che vedete sulla sinistra dei vostri teleschermi con il numero 32.
mentre ricordiamo occhio alla sesta fila, perché c'è Claudio Giudice che è il leader della classifica e che sicuramente cercherà di recuperare subito alcune posizioni. Vediamo lo start ed è subito partito molto bene dalla pole di Benedetto. Sì, è partito benissimo. E anche Benedetti, se non sbaglio, Benedetti e Valsecchi hanno affrontato la curva grande a Paiati. Vediamo come si prende Valsecchi. Valsecchi in seconda posizione di Benedetto. Valsecchi quindi dalla quarta posizione si è già portato in seconda sorprendendo Bensi. Vediamo giudice livrea bianca, eccolo inquadrato, eccolo in questo momento numero 4 per lui. E poi ci sono due piloti che sono particolarmente spettacolari, non ce ne vogliono tutti gli altri, però uno è in particolare è Segù e l'altro invece è Solla, che ha conquistato due vittorie. Vediamo intanto, ma se non sbaglio, Solla, eccolo lì, Segù è già in quinta posizione alle spalle di Benedetti. Segù che era partito settimo, numero 93, da tenere d'occhio anche lui. È un pilota davvero molto spettacolare, tra l'altro anche prende dei gran rischi, però cerca sempre di conquistare il piazzamento migliore che sente che possa essere. Oh, c'è subito intanto un Bensi si è girato. Testa coda, vediamo. Bensi quindi si gira. Fortunatamente non ci sono problemi per gli altri piloti che sopraggiungono. Vediamo tanto il gruppo che va a sfilare, direi abbastanza ordinatamente però questa partenza, Bruno, non è sì, devo vero? Dire sì, sì, molto, sono tutti abbastanza allineati in fila indiana, non ci sono stati grossi svarioni, diciamo così, si sono già sfilati i primi tre, quindi Di Benedetto ha già un vantaggio di un secondo e sei. Caspita. E ha fatto una gran partenza. Adesso vediamo i tempi dal prossimo giro, su che passo stanno andando. Vediamo anche che De Luca sta attaccando Benedetti, però si è portato, ha coperto la linea migliore, quindi non gli lascia lo spazio. Vediamo se dopo con l'incrocio delle traiettorie riesce molto vicini. E Segù intanto sta cominciando subito a fare dei grandi numeri, si è portato in terza posizione, numero 93, partito settimo, vedete, ecco De Luca, che De Luca numero 27, guardate, si affiancano a Benedetti. E passa De Luca su Benedetti. De Luca che ha trovato che tra l'altro è in soltanto in decima posizione in classifica, ma sta crescendo durante questa stagione. È un giovane ragazzo che ha esordito con la midget nel mondo automobilistico, non ha neanche corso con il kart, quindi ha fatto proprio un debutto assoluto e sta andando molto bene quest'anno. Per il momento intanto nel primo passaggio Giudice, che vedete inquadrato adesso con la livrea bianca, è ancora nella posizione di partenza, quindi nell'undicesima piazza. Vediamo se riuscirà a guadagnare qualcosa. Questo è il tornantino, appunto, dove è comunque abbastanza difficile sorpassare nonostante le velocità siano basse, ma come potete vedere non è assolutamente facile per Claudio Giudice, che ricordiamo è il figlio di Gianni Giudici, riuscire a recuperare posizioni dopo le qualifiche, che ricordiamo sono state abbastanza difficili per lui, quindi lo hanno costretto a partire dal fondo dello schieramento di partenza. Ma ricordiamo anche che lui è leader della classifica della Midget Italian Series per quanto riguarda il gruppo A, quindi i piloti tra virgolette meno veloci, quindi meno esperti. Vediamo intanto una bella battaglia tra De Luca e Benedetti, molto, si stanno dando un po' fastidio, quindi hanno perso contatto con il terzo, però vediamo. Segù intanto sta andando fortissimo, ha fatto il giro più veloce. Sia Benedetti che Valsecchi hanno girato praticamente sullo stesso tempo e un decimino più veloce Segù rispetto ai primi due, quindi vediamo un po' se riuscirà ad agganciarli, anche se ormai i distacchi sono un pochettino. Benedetto ha preso quel secondo e mezzo abbondante di vantaggio che probabilmente lo tutela da eventuali attacchi. E
sì, vediamo intanto appunto Segu che sta facendo una grande gara e mentre le inquadrature ci regalano questo bellissimo confronto tra Benedetti, De Luca e Benedetti. Non molla, se le stanno dando di santa ragione, molto bello il duello. Numero 31 per Benedetti, livrea verde, e numero invece 27 per De Luca che lo precede con la livrea bianco e azzurra. Guardate Benedetti. Ecco Benedetti cerca l'incrocio di traiettoria. Come avete visto è entrato più largo e ha chiuso prima la corda per cercare l'incrocio. Vediamo. E per il momento però è costretto ad accodarsi da questa inquadratura. Intanto possiamo anche gustarci come è fatta la midget, che è molto semplice, anche non ha grandi sovrastrutture ed è anche per questo facile da sistemare qualora vengano dei contatti. Abbiamo visto spesso bagarre corpo a corpo durante la stagione. Ecco, c'è da segnalare un tempone di Segu, 49-2, ha girato mezzo secondo più veloce di Benedetto e 8 decimi più veloce di Valsecchi, quindi probabilmente li va a prendere. E nel frattempo, visto che si sono dati fastidio Benedetti e De Luca, ecco che Solla e Malvestiti si sono avvicinati, quindi fra un po' ci sarà un quartetto a darsi battaglia, molto interessante e divertente. Solla in sesta posizione, era partito effettivamente anche in sesta piazza in griglia di partenza, ma sta cercando adesso di recuperare. Lo vediamo con il numero 9, con l'inquadratura in questo momento per Solla, che è andato a prendere Benedetti e De Luca. Giudice invece rimane in undicesima posizione. È anche vero però che ha un buon margine di vantaggio sui suoi inseguitori, anche perché il primo degli inseguitori è Malvestiti, che è settimo, quindi non guadagna tantissimi punti nei confronti di Giudice, che forse potrebbe anche aver deciso di fare una gara conservativa, anche se comunque gira più veloce di parecchi piloti che lo precedono, quindi potrebbe recuperare qualcosa. Ma intanto andiamo subito in pit lane con Camilla, te la linea. Giuseppe, Pezzaioli, Yokohama, parliamo di gomme, parliamo di nuovo asfalto e di nuovo grip per i piloti. Sì, sicuramente Vallelunga con questo asfalto rinnovato risulta più veloce per i piloti perché garantisce più grip, perciò e anche una maggior scorrevolezza. In più alcuni avvallamenti sono stati livellati e i piloti possono tenere giù anche quando negli anni passati invece per cercare di tenere la macchina in linea dovevano alzare il piede, per cui sicuramente è migliorativo. Grazie. Grazie Camilla. Sì, è stato riasfaltato il circuito di Vallelunga, i piloti sono tutti molto soddisfatti di questa nuova situazione che hanno trovato sul tracciato. E tra l'altro ricordiamo, come diceva anche la nostra Camilla in apertura, che tutto l'autodromo è oggetto di grandi lavori di ammodernamento, dalla palazzina dei box al paddock e le tribune, che sono ancora in fase di ricostruzione. Intanto andiamo a vedere quanto sta avvicinandosi Segu a Valsecchi. Sì, Segu anche questo giro è stato più veloce di quelli dei due piloti che lo precedono, di Benedetto e Valsecchi, quindi ha guadagnato un altro decimino su Valsecchi e due decimi su di Benedetto, mentre De Luca ha fatto un ottimo giro, è sceso anche lui sotto l'1,50, quasi lo stesso identico tempo Benedetti, che si sono allontanati leggermente da Sole e Malvestiti. Nel frattempo ecco che Segu incomincia ad attaccare Valsecchi, lo sta puntando, sta facendo un po' di finte, vediamo se riesce a infastidirlo. Bellissima gara quindi si è intanto consumata, quasi la prima metà, come vi dicevamo è una gara molto sprint perché 20 minuti più un giro, ne sono già volati praticamente 9 di minuti. E intanto le inquadrature sono per Malvestiti che si sta anche lui andando ad unire al gruppetto che è in lotta per la quarta posizione con De Luca, Benedetti, Solla e appunto adesso anche Malvestiti, che ha siglato il proprio miglior passaggio nel giro precedente. Vediamo, si chiude intanto un nuovo giro, guardate intanto Luca Segu come ha messo nel mirino Davide Valsecchi. Sì, infatti attenzione, infatti anche questo giro è stato esattamente lo stesso tempo di Benedetto ha fatto Segu, però è stato 5 decimi più veloce di Valsecchi. Ecco Benedetti che tenta un attacco all'esterno improbabile su De Luca.
incrocio di traiettoria, molto bello, bravissimo, bellissimo sorpasso. È riuscito, quindi va a bellissimo sorpasso, bravo. Bravo Roberto. La quarta posizione Benedetti, Roberto Benedetti. Ecco Segù che entra, Segù entra. È entrato su Valsecchi. Vediamo se adesso avrà il passo per andare a rosicchiare qualcosa di Benedetto. E quindi Luca Segù va a conquistare la seconda posizione. Bravo, devo dire, perché sta diventando più pulita la sua guida, è sempre molto spettacolare. Guardate intanto anche Valsecchi numero 23. Come tenta comunque di stare a ruota di Segù, perché evidentemente sicuramente non è mica contento di stargli dietro, no. Questo ve lo posso garantire. Ma Segù sta prendendo molto la mano ormai, direi, con la midget, mentre per ha fatto un primo intertempo Segù pazzesco, 38, ha fatto 0. Un primo intertempo incredibile di 5 decimi più veloce sì, di... solo che poi ha perso di nuovo un po' nel secondo, sta secondo me adesso qua così se non fa errori fa un bel tempone, vediamo un po' come sono, infatti ha allungato su Davide su Valsecchi. Sì. Ecco qui intanto le inquadrature per Solla, e infatti 49,3, anche questo giro è stato il più veloce. Stanno girando veramente con un grande passo, mentre dietro Giudice è riuscito a scavalcare Gioia e si trova in decima posizione, ma ricordiamo ha un buon vantaggio nei confronti degli inseguitori in classifica. Ecco. Intanto l'attacco di De Luca, di nuovo su Benedetti, e dietro arrivano tutti gli altri, quindi Solla e Malvestiti che si sono avvicinati molto. Bella gara, direi molto equilibrata, Bruno, con bei confronti, tutti molto corretti. Vediamo che anche Luca Segù, che di solito è sempre molto irruento, invece è riuscito con costanza a limare il gap da Valsecchi e poi è andato a sorpassarlo. Intanto nel primo split ci fa segnare un tempone anche Valsecchi sì. Adesso sì. Forse tirato un po' da Segù, e vediamo un po', che c'è una bellissima lotta comunque tra Benedetti e De Luca. Oh, attenzione, fiamme dallo scarico di Castagnoli, spettacolare. Sì, fuoco e fiamme, come fuoco e dire. Fiamme davvero, assolutamente. Che numeri nella Midget Italian Series che stiamo vedendo in diretta dal circuito di Vallelunga, la prima delle quattro gare per questa serie che schiera queste vetture estremamente competitive. Andiamo all'attacco al tornantino, e Gioia forse che Gioia. Punta Castagnoli, cerca l'incrocio di traiettoria ma non ha lo spazio sufficiente. Comunque molto bella, si stanno divertendo anche questi quattro. Ed è la lotta per l'undicesima posizione, pensate, quindi come potete vedere lo spettacolo non manca in tutti i momenti di gara e in tutte le posizioni, c'è lotta chiaramente perché ogni punto può essere importante alla fine della stagione. Intanto l'attacco ancora di De Luca su Benedetti, De Luca con la midget numero 27, era il team Malucelli, sì. Era riuscito a scavalcare. Vediamo intanto che cosa fa Castagnoli. Castagnoli brivido. Brivido per Castagnoli, che dopo aver fatto fuoco e fiamme adesso si ha mette fatto drifting traverso. È vero, sì. Sulla Roma, in uscita dalla Roma. Sì, che non è proprio un punto. No, assolutamente. Facile da interpretare, si arriva sempre molto veloce anche perché è la curva che poi mette sul rettilineo. Intanto le inquadrature ci portano su Segù, che cosa sarà successo adesso? Vediamo che parcheggia purtroppo la sua vettura, non sappiamo se c'è stato un problema tecnico oppure se invece un'uscita per un Luca Segù, che a questo punto quindi perde la seconda posizione, aveva sorpassato Valsecchi e invece purtroppo non è riuscito a... Ci siamo persi, non abbiamo capito se c'è stato un errore nella guida o un problema tecnico. Intanto possiamo registrare quindi l'uscita
di Segù eredita la seconda posizione Valsecchi, mentre con le inquadrature torniamo al tornantino con in questo momento Belmonte numero 88, siamo sulla coda del gruppo, mentre ora torniamo anche a vedere quali sono i distacchi davanti con la vettura che vedete inquadrata che ha condotto praticamente dall'inizio alla fine ed è quella di Benedetto, che ha 2 secondi e 6 di vantaggio su Davide Valsecchi. E tra l'altro credo, Bruno, che con i tempi che stanno facendo la situazione dovrebbe rimanere assolutamente. Sto guardando che è molto importante arrivare nei primi 8, perché giusto per spiegare al pubblico che ci guarda che siccome c'è l'inversione della griglia in gara 2, chi arriva ottavo e settimo partono in prima fila, quindi l'ottavo posto diventa una posizione molto ambita per poter partire dalla prima fila in gara 2. Ecco perché giustamente molti fanno un po' di conti e magari si fanno segnalare dal muretto quando si trovano in ottava posizione. Inquadrature per Benedetti, che è riuscito a mantenersi davanti a De Luca, ma siamo pronti per dare la linea a Camilla Ronchi perché ha un aggiornamento su Segù. A te Camilla. Sì, dal muretto dicono quasi sicuramente un problema al motore, quindi non è colpa del pilota ma un problema tecnico. Grazie Camilla, quindi peccato per il ritiro di Luca Segù che stava facendo davvero una bella gara e speriamo, Bruno, che il problema si possa risolvere per le restanti gare, anche perché lui corre sia nel gruppo A che nel gruppo B. Sì, quindi per fortuna adesso c'è del tempo perché la seconda gara sarà domani, quindi sicuramente hanno tempi meccanici per sistemare il problema. Stavo guardando, ha fatto un tempone Claudio Giudice che ha girato in 49.4, quindi direi quasi vicino al record di Segù che era un 49.2, quindi sta andando molto forte. Si vede che gli è scattata una molla qualcosa perché è veramente, sta girando sempre sotto l'1.50 in questo momento, infatti si è avvicinato a quelli che lo precedono. Inquadrature per De Luca che va all'attacco di Benedetti a questo punto. Ecco, vedete che riesce. Eccolo lì, incrocio, bellissimo. Riesce a mantenersi, quindi di nuovo davanti De Luca. A questo punto c'è in palio il terzo gradino del podio, visto il ritiro di Segù. Mentre l'ottava posizione in questo momento appartiene a Riva, che così rimanendo le cose partirebbe in pole nella gara 2 di domani. Vediamo intanto che non ci sta chiaramente Benedetti e assolutamente proverà di nuovo. Vedete, intanto si affiancano quasi due, bravo però a chiudere la porta De Luca che mantiene quindi la terza piazza. Mancano intanto 2 minuti e 13 allo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro prima della bandiera a scacchi, la prima di questo AC Racing Weekend. Siamo in diretta dal circuito intitolato a Taruffi qui a Vallelonga. Una splendida giornata di sole, tra l'altro vi invito a venire in pista, l'ingresso è gratuito, potete approfittarne sia la giornata di oggi che si concluderà intorno alle 18 per quanto riguarda le attività in pista, sia la giornata di domani che inizierà molto presto, alle 8:30 saremo già in diretta e quindi potrete gustarvi una splendida giornata di gare con appunto ingresso gratuito. Quadrature per ora di Benedetto che è leader con addirittura 4 secondi adesso. Ma diciamo che è interessante notare che i più veloci in pista in questo momento sono Di Benedetto e Giudice. È vero, Giudice tra l'altro adesso ha ereditato la nona posizione vista l'uscita di Segù. Sì, adesso poi diciamo che Valsecchi comunque è trasparente alla classifica, quindi dovrebbe comunque esserne primi 8. E quindi dovrebbe essere, e quindi punti comunque importanti. Malvestiti è sesto, quindi in questo caso sarebbe quinto considerando che Valsecchi è appunto trasparente. Quadratura è proprio per la vettura leader, è quella di Benedetto che non è mai stato messo in discussione, è stato bravissimo a mantenere. Bravissimo, complimenti, ottima partenza, si allontana, ha guadagnato subito quel secondo di vantaggio che dopo è andato piano piano ad incrementare, è stato veramente bravo. Anche perché poi stare davanti sempre senza avere riferimenti non è facile, devi mantenere la concentrazione ed è
stato molto bravo in questo Di Benedetto, che si prepara quindi ad affrontare il penultimo giro, perché come potete vedere il tempo sta scadendo, quindi verrà completato questo passaggio e poi ce ne sarà ancora un altro. Intanto ci gustiamo anche il circuito di Vallelunga riasfaltato. Da tutte le inquadrature potete vedere quanto lavoro è stato fatto. Eccoci che siamo pronti per l'ultimo giro con Di Benedetto al comando, con Davide Valsecchi in seconda posizione, con De Luca in terza piazza, mentre intanto credo che questo sia Segù che esce dalla... Bensi. Segù è rimasto parcheggiato, non è riuscito a rientrare ai box, mentre Bensi è stato costretto al ritiro anche lui. Inquadrature per Di Benedetto, che nonostante abbia 5 secondi e 3 di vantaggio sta girando sotto l'1.50, 1.49.3 addirittura nell'ultimo passaggio. Molto bravo Davide Valsecchi al debutto con le midget. Sì, assolutamente, al debutto si è comportato benissimo. Non dimentichiamo che debuttare subito con una macchina che non si conosce non è semplicissimo, quindi è veramente molto bravo. È vero, davvero un formidabile esordio per Davide Valsecchi, pilota e conduttore televisivo, con la midget immediatamente al secondo posto. Adesso giudice ha sorpassato Riva, quindi ottava posizione per giudice. A questo punto partenza in pole per gara 2, Bruno. Eh sì, adesso direi proprio di sì, perché comunque è ottavo, è riuscito a sorpassare Riva, quindi vediamo una comunicazione dalla direzione gara per un contatto tra giudice e Riva, under investigation, quindi vediamo cosa, se ci saranno eventualmente delle penalità. Intanto curva Roma e poi accelerazione per passare sotto la bandiera a scacchi per Di Benedetto, che va a conquistare la vittoria davanti a Davide Valsecchi, che vediamo transitare in questo momento. Poi la terza posizione, aspettiamo. Diciamo che si è fatto il regalo di compleanno Di Benedetto, visto che oggi è il suo compleanno. È vero, è vero, un ottimo regalo di compleanno per Di Benedetto. Che... bravi, ecco anche Benedetti e De Luca, bellissima gara hanno fatto, alla fine l'ha spuntata il più esperto Benedetti, però complimenti a tutti e due. Hanno duellato praticamente per tutta la gara Benedetti e De Luca. Intanto le congratulazioni al muretto per i protagonisti di questa prima gara del weekend per la Midget Italian Series. Noi siamo in diretta in cabina di commento, con noi c'è Bruno Zanini, che è l'importatore delle midget in Italia e l'ideatore della Midget Italian Series, questa direi questo bellissimo schieramento di vetture coloratissime. Tra l'altro a noi piace molto anche questa fantasia nel decorare le vetture, poi vedete sono molto semplici perché non ci sono tante sovrastrutture, ma c'è tanta meccanica, come ci ricordava. Sì, proprio sono molto molto semplici. Il bello è proprio la loro semplicità, questo è un punto di forza. E tra l'altro questo vuol dire anche economicità per una stagione che sì, non poi costa... ecco, l'altro aspetto che è incredibile è che in una stagione consumano 2 treni di gomme, cosa che penso sia unica al mondo. Nel mondo del motorsport non esiste un'altra categoria che ha un consumo così di gomme. Quindi il nostro partner, come abbiamo detto prima, è Yokohama, e usiamo questa gomma super sportiva stradale, ma pur sempre trattasi di gomma stradale, quindi non una slick, quindi questo, la macchina si muove e questo è un po' il suo divertimento, no? Il pilota deve avere molta sensibilità per portarla al limite. E quindi è molto propedeutica chiaramente per i piloti, che infatti arrivano in gran numero dal kart. Eccoci con l'ordine di arrivo, con Di Benedetto che conquista la vittoria davanti a Valsecchi, e poi Benedetti con De Luca in quarta posizione, Solla, Malvestiti e poi Gonzales, giudice Riva e Gioia. Questa è la top ten
di gara 1, quindi giudice, partirà in pole position in gara 2 domani in virtù appunto del regolamento che inverte le prime 8 posizioni rispetto all'ordine d'arrivo, e ricordiamo che Claudio Giudice è anche il leader della classifica della Midget Italian Series per quanto riguarda il gruppo A, quello dei piloti meno esperti, meno veloci. Ecco, esatto, intanto le inquadrature per Davide Di Benedetto, vediamo i suoi festeggiamenti, viene aiutato a scendere dalla vettura. La sua squadra. Io non ho forzato più tanto, però fino all'ultimo 95. Si parla dei tempi. Sì, si parla della condotta di gara, della gestione, insomma. Di Benedetto è un bel pilota, una bella esperienza, ha fatto le formule importanti, ha corso nel GT italiano, quindi. È un bel pilota, un bel piede pesante. Un bel piede, effettivamente sì. Ha dato dimostrazione di grande concentrazione, ottima la sua partenza lanciata. Eccolo lì, Davide Valsecchi, bravissimo, che ha concluso in seconda posizione questa sua prima gara nella Midget Italian Series, ma le farà tutte e quattro. Tutte e quattro, non si fa mancare niente, assolutamente. Avremo occasione di rivederlo, ma intanto siamo pronti per dare la linea a Camilla Ronchi e al suo ospite. Davide, tu stai lottando per l'altra categoria, ma sei andato benissimo, partito dalla pole, sei riuscito a gestire la gara senza che la tua vittoria sia mai stata messa in discussione. Infatti ho fatto un'ottima partenza, ho deciso proprio il momento esatto per dar gas, ho fatto un po' di distacco, a quel punto non ho rischiato più tanto, più che altro l'ho utilizzato questa gara per vedere di mettere a punto nel migliore dei modi domani mattina, che c'è la gara dei piloti B dove sono in lotta per il campionato. Grazie, ti lasciamo andare al podio, adesso andiamo a vederci i momenti più belli, più esaltanti di questa prima gara con Fiammetta. Gara 1 della Midget Italian Series dal circuito di Vallelunga, si parte con la pole position di Davide Di Benedetto, al suo fianco c'è Bensi, ma in seconda posizione si porta subito Davide Valsecchi, pilota ma anche conduttore televisivo, che chiuderà la gara in seconda posizione. C'è subito una bella bagarre per tutte le posizioni con Luca Segù, che avete visto inquadrato numero 93, che riesce a scalare subito posizioni dopo essere partito dalla settima piazza in griglia di partenza. C'è una rimonta anche da parte di Claudio Giudice, che parte undicesimo, e c'è una bella bagarre per quanto riguarda invece la quarta posizione tra De Luca e Benedetti, che si misurano di continuo. Questo invece è il momento in cui Segù si porta davanti a Valsecchi, c'è anche qualche momento di brivido con l'uscita di Castagnoli, poi c'è invece l'uscita per un problema tecnico di Luca Segù, che è costretto a parcheggiare la sua Midget mentre era in seconda posizione, seconda piazza che viene ereditata quindi da Davide Valsecchi. Non viene mai messa in discussione la superiorità di Davide Di Benedetto, che conquista la vittoria davanti a Davide Valsecchi, con la terza posizione di Benedetti, che alla fine prevale su De Luca. Quinta piazza per Sol, chiude ottavo Claudio Giudice, che quindi partirà in pole position in gara 2. E questa, Bruno, era la sintesi di una bellissima gara che è letteralmente volata, come sempre del resto avviene con la Midget Italian Series. Molto bella, sì. Non è stata, diciamo, combattuta con il corpo a corpo che normalmente siamo abituati a vedere, però forse è meglio così, e sicuramente domani sarà un altro spettacolo. De Luca e Benedetti hanno fatto grandi numeri. Bella, una bella gara, sì, si sono scambiati le posizioni diverse volte, senza contatti, bravi. E invece davanti effettivamente è mancato poi Roberto Benedetti, insomma, gioca in casa, quindi un po' la sua gara di casa questa. È vero. Quest'anno è stato anche un po' sfortunato e se lo merita sto podio. È vero. In effetti è mancato quello che c'è sempre, la lotta per la prima posizione, perché Davide Di Benedetto ha salutato la compagnia
è andato davanti e ci è rimasto per tutto il tempo, però dietro è stato bello anche il confronto tra Davide Valsecchi e Luca Segù. Peccato poi per il ritiro di Segù, ma siamo convinti che poi gara 2 ci darà ancora tanto spettacolo, soprattutto grazie poi all'inversione della griglia di partenza per quanto riguarda le prime 8 posizioni. Quindi chiaramente il vincitore Davide Di Benedetto partirà dalla quarta fila, dall'ottava casella. Intanto vedete che i piloti si scambiano le informazioni, le esperienze di gara, le sensazioni. Davide Valsecchi sulla destra, vedete che è impegnato a raccontare un po' la sua gara. Vediamo anche in primo piano sulla comunque destra. Dal mimo sembra che si siano comunque divertiti, no? A fare sì. questa gara. Tra l'altro Davide puntava al podio e ha mantenuto la promessa. Due Davide, tra l'altro. Davide Valsecchi, sì. Sulla destra, che puntava chiaramente al podio, come ci stava dicendo Bruno Zanini, e Davide Di Benedetto invece è riuscito a salire sul gradino più alto. Tra l'altro, appunto, lui è impegnato nell'altra categoria. Sì, perché gioca il campionato, e si gioca il campionato con Marcucci, che è il compagno di macchina di Benedetti, che è qua arrivato terzo. Bene, allora Bruno, noi siamo pronti per chiudere questo nostro collegamento, quindi ti ringrazio. Saluto a tutti. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Un saluto a Bruno Zanini e siamo pronti per seguire i prossimi appuntamenti degli ACI Racing Weekend. Ciao, ciao a tutti.